Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video in cui parleremo di quanto è importante dormire per poter perdere peso. Quindi se avete iniziato a cambiare alimentazione, avete iniziato una dieta e ancora non siete riusciti a perdere peso nonostante gli sforzi, domandatevi sempre come e quanto state dormendo. La qualità e la quantità di sonno sono due aspetti fondamentali nella perdita di peso. Ed andiamo ora ad analizzare insieme i motivi. Allora, il primo è che durante il sonno viene prodotta leptina, che è l'ormone che induce il senso di sazietà. Basta non dormire per 2 giorni che i livelli di leptina scendono del 45%, a discapito dell'aumento dei livelli di grelina, che è l'ormone che stimola la fame. Quindi, meno sonno corrisponde a un aumento degli ormoni che stimolano la fame e una diminuzione degli ormoni che stimolano la sazietà. Seconda motivazione. È durante il sonno che avviene la pulizia cerebrale. Cosa vuol dire? Una recente ricerca pubblicata da Nedergaard e i suoi collaboratori hanno scoperto che a differenza del resto del corpo, dove è presente un sistema linfatico che è deputato alla rimozione delle sostanze di scarto, nel cervello questo non avviene, o meglio, non avviene durante le ore di veglia. E questa è una scelta energetica di questo meraviglioso organo che è il nostro cervello. È stato scoperto che nel cervello c'è un altro sistema che è stato denominato come sistema glinfatico, che è deputato alla pulizia cerebrale dalle sostanze neurotossiche. Questa pulizia cerebrale avviene solo durante le ore di sonno. Quindi durante lo stato di veglia il cervello non viene ripulito dalle sostanze di scarto che si continuano ad accumulare e se non abbiamo un sonno sufficiente, sia a livello di periodo che di qualità, queste sostanze tendono ad accumularsi e tra queste sostanze ritroviamo anche la proteina beta-amiloide responsabile dell'insorgenza dell'Alzheimer. Quindi importantissimo dormire per permettere questo washing cerebrale. Questo è collegato alla terza motivazione che vi sto per esporre, che è che la carenza di sonno aumenta lo stress. Quindi per ridurre lo stress abbiamo bisogno di riposare, se non riposiamo lo stress aumenta. E lo stress è correlato in maniera positiva con l'aumento di peso e con l'aumento della circonferenza vita. Perché? Perché con lo stress cronico, quindi livelli di attività sempre frenetica, preoccupazioni, non si respira bene, poco proprio contatto con la natura e con noi stessi, quindi questo correre aumenta i livelli di cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. E tutto questo è correlato a un aumento dei livelli di zucchero nel sangue. E quindi peso e giro vita e ricerca di quei cibi comfort, quindi soprattutto zuccheri e grassi nocivi alla nostra salute, che momentaneamente, una volta che vengono consumati, provocano quello stato di appagamento della serie. Non si vanno a cercare i cetrioli o le carote quando si è tanto stanchi o stressati, ma si vanno a cercare i dolci o le patatine, questi cibi comfort che contengono delle sostanze che comunque per la nostra salute non fanno bene. Inoltre, un aumento del cortisolo provoca anche un accumulo di tossine nel tessuto adiposo e questo accumulo di tossine, con il passare del tempo, è dannoso per la tiroide. La tiroide, come sapete, è l'organo deputato al controllo del nostro metabolismo e un malfunzionamento della tiroide causa un rallentamento del metabolismo. Quindi come vi potete rendere conto, come avrete capito, è un circolo vizioso, quindi meno sonno, meno leptina, aumento della fame, il nostro cervello non viene ripulito dalle sostanze di scarto e quindi non sarà neanche efficiente durante la giornata.
malfunzionamento della tiroide che a sua volta provoca un rallentamento del metabolismo. Ora, potrebbe venire in mente, beh, allora posso dormire 10 ore al giorno e dimagrisco. Non è proprio così. È importante anche l'ora, le ore in cui si dorme. E ci sono una serie di studi, ormai che ormai all'unanimità, hanno dimostrato che è importante dormire dalle 6 alle 8 ore per notte. Andando a dormire tra le 22 e le 23, svegliandosi verso le 7 del mattino. Tutto questo rende molto più produttiva la giornata. Ci fa sentire più riposati, più energici, più produttivi, con più voglia di fare le cose. Ultimo aspetto, ma non meno importante, è cosa si fa prima di andare a letto. Quindi, rimanere sempre connessi con telefono cellulare, smartphone, la televisione, i social network, quindi tutti questi mezzi tecnologici high-tech, oltre che il discorso delle radiazioni, quindi che sono comunque nocive, provoca un'agitazione prima di andare a letto ed è molto importante per la qualità del sonno. Quali sono le informazioni che diamo al nostro cervello prima di andare a letto? Quindi se diamo delle informazioni magari di violenza oppure dei pensieri negativi prima di andare a letto, la qualità del nostro sonno non sarà efficace come paragonata per esempio a leggere un buon libro prima di andare a letto, meditare, ascoltare della buona musica. Respirare, esprimere gratitudine per quello che è successo durante la giornata. Quindi, importantissimo, cosa fate prima di andare a letto? E non lavorate a letto, evitate di lavorare a letto. Quindi prendetevi il tempo per voi, almeno quelle 1 o 2 ore prima di andare a letto. Disconnettetevi dai social il più che potete. Quello che ho fatto io, quello che ho migliorato io nella mia pratica, è che prima lavoravo circa fino all'una di notte davanti al computer. La cosa che ho iniziato a fare è darmi un tempo, entro le 11, spegnere tutto e non riguardare né Facebook, né WhatsApp, né accendere il computer, controllare le email, eccetera, eccetera. Prima delle 8 del mattino. Vi posso assicurare che la qualità del mio sonno è molto migliorata e anche la produttività durante la mia giornata. Quindi, che cosa decidete di fare da oggi di diverso? E, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.